Ciao, benvenuto nel vlog del nostro viaggio in Egitto. Questa è la seconda parte del vlog. Se vuoi vedere la prima, trovi il link dell'info box. Buongiorno, giorno numero 2, piccioni numero 2, altri due, piccioncina, Katia e piramidi. Vi verranno a noia le piramidi, ma a noi no, vero? Cosa sono più interessanti, i piccioni o le piramidi? Dopodiché andremo alla cittadella, lì si visita. Ciao amore, mo sei ritardo, sei cattiva, eh? No. Saluto te, deve essere particolare, eh? No, arrabbiati. Allora, dentro lì si visita una moschea. La nostra prima tappa per questa giornata è stata la chiesa sospesa nel quartiere copto del Cairo, costruita sulla parte meridionale della fortezza romana. Poi ci siamo spostati alla cittadella, una fortificazione costruita alla fine del 1100. Qui sono entrata nella mia prima moschea e ve lo giuro, è stato davvero emozionante. Io dico a Allah, ashhadu anna Muhammad Rasulallah e Maometto il suo profeta. Hayya ala salah, hayya ala salah, venite a pregare, venite a pregare. Hayya ala falah, hayya ala falah, venite al benessere, venite al benessere. Allah Akbar, Allah Akbar, il Dio grande, il Dio grande. La ilaha illallah, non credo che c'è un Dio che Allah. Noi quando sentiamo il richiamo, si capisce che questo è il momento della preghiera. La nostra prima moschea, sì, bellissima, stupenda, meravigliosa, spettacolare. Sì. La moschea di alabastro di Muhammad Ali. Per pranzo siamo stati in un ristorante sul Nilo.
E anche qui direi che il cuore batteva a mille. Stavamo pranzando sul fiume più famoso del mondo. Poi ci siamo spostati per scoprire come vengono realizzati i profumi. Per essere estratti goccia a goccia in un vaso di alabastro. E poi lo mettiamo sotto la terra per un lungo tempo per concentrarlo, come il vino che avete in Italia. Ok? Il primo gruppo è, sono i sensi fatti da un singolo fiore. Cena in un ristorante indiano sciccosissimo, dove l'atmosfera calda e piccante ci ha accompagnati alla fine del nostro secondo giorno. Allora, siamo fermi al confine, penso, di Al Fayoum, perché per entrare, per i turisti, deve sempre esserci, ci hanno detto, una macchina della polizia che ci deve scortare fino all'arrivo. Quindi stiamo aspettando che la polizia ci venga a prendere. Pronta, Katia? Sei pronta? Posso andare da questa bimba? Guardando le pastate. Ah. Intanto le mangia un mandarino barra arancia, non sappiamo cosa è dei due, è un misto, vero? Sì. Oh, ma c'è un babbo anche, un babbo selvatico, abbiamo trovato un babbo selvatico, è impaurito. Sì. E questi dove li butto? In terra, tanto sono foglie, amore. Penso sul mare.
Katia? Oh, guarda la Marta per il recupero!